Signori, buonasera. Iniziamo il Consiglio Comunale. Prego il segretario di fare l'appello. Grazie. Buonasera. Allora, Porcolin, Finale, Amai, Susanna, Maschietto, Turchetto, Pierobon, Persico, sì, prego. Simiele. Bene, il numero legale c'è, quindi possiamo iniziare il Consiglio Comunale di questa sera. Primo punto all'ordine del giorno, surroga consigliere comunale. Il Consiglio Comunale, richiamata la delibera del Consiglio Comunale numero 21 del 25 maggio 2012, esecutiva, con cui si convalidavano gli eletti alla carica di sindaco e di consigliere comunale, preso atto che il consigliere Caselotto Giuseppe Nato Sanzona di Piave, 25 agosto 64, residente a Musise di Piave, via Marche 59, appartenente alla lista con Forcolin per Musile, eletto nel Consiglio Comunale di Musile di Piave a seguito consultazione amministrativa del 7 maggio 2012, ha in data 6 giugno 2013 presentato le dimissioni dalla carica ricoperta, rilevato che ai sensi dell'articolo 38,8 del testo unico numero 267, dell'articolo 32,3 dello Statuto Comunale, le dimissioni dalla carica di consigliere sono irrevocabili e non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Ricordato che ai sensi dell'articolo 45 del testo unico 267, qualora un seggio rimanga vacante e attribuito al candidato che nella stessa lista segue immediatamente l'ultimo eletto, rilevato dal verbale dell'operazione dell'adunanza dei presidenti delle sezioni che il primo di non eletti risulta il signor Maurizio Vazzolero, nato a Treviso il 23 luglio 1951, residente a Musile di Piave in via Intestatura, preso atto che non sussistono motivi per invalidare la nomina del neo consigliere comunale e di procedere alla definitiva convalida dello stesso, visto il parere favorevole del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica, visto il parere di conformità delle norme statutarie e regolamentari nell'ambito delle funzioni consecutive ed assistenza agli organi dell'ente, funzioni consuntive ed assistenza agli organi dell'ente, si propone di convalidare la nomina a consigliere comunale del signor Vazzolero Maurizio, come generalizzato in premessa, in surrogazione del consigliere dimissionario signor Caselotto Giuseppe. Quindi, se non ci sono osservazioni, vorrei passare alla votazione per la surroga del consigliere dimissionario. Quindi, chi è favorevole per alzata di mano? Tutti presenti favorevoli, nessuno astenuto, nessun contrario. Quindi diamo il benvenuto tra i banchi del Consiglio Comunale, signor Vazzolero. Dobbiamo votare l'immediata esecutività della delibera per alzata di mano. Chi è favorevole? Bene, tutti favorevoli, nessun contrario, nessuno astenuto. Benvenuto. Vuole dire una parola? Prego. Volevo ringraziarvi dell'accoglienza. Cercherò di dare il mio contributo a questa amministrazione e buon lavoro a tutti. Grazie consigliere. Buon lavoro anche a lei. Passiamo quindi al secondo punto all'ordine. Prego, la parola il capogruppo da Gonfo. Sì.
innanzitutto do il benvenuto al consigliere Bazzoler e gli auguro un buon lavoro. E lo informo già da subito che già da oggi fa parte della prima commissione, sostituendo di fatto l'ex consigliere Casalotto. Possiamo proseguire. Secondo punto all'ordine del giorno, approvazione dei verbali della seduta precedente. Chi è favorevole? Alzate la mano. Contrari? Astenuti? Un astenuto? Nessun contrario? Tutti favorevoli? Rimanete favorevoli. Terzo punto all'ordine del giorno, comunicazioni del Presidente del Consiglio e del Sindaco. Allora, come avrete già visto fuori dalla porta all'ingresso dell'Aula del Consiglio, anche oggi ci saranno le riprese del Consiglio Comunale. Vorrei pregare la persona che ha presentato la domanda, che è tra il pubblico, il signor Zamboni, di rispettare il regolamento come lui dall'altra parte è anche sottoscritto nella domanda e consegnare entro i termini, non come è successo l'ultima volta, la copia del filmato. Questa volta è stato comunque accettato, la prossima volta mi riserverò di valutare se sarà presentato in ritardo. Io non ho altro, non so se il sindaco ha delle dichiarazioni, nessuna dichiarazione del sindaco. Punto numero 4, domande di attualità. È stata presentata una domanda di attualità da parte del consigliere Biancon relativo al bilancio partecipativo. Se ne vuole dare lettura, consigliere Biancon. Grazie. Buonasera a tutti. Come ho detto, il bilancio partecipativo. Considerato che l'odierno Consiglio Comunale è chiamato ad esprimersi in merito al bilancio preventivo 2013-2015, quella presente si chiede a questa amministrazione di conoscere la posizione che intende o non intende assumere riguardo l'opportunità di far concorrere le associazioni, singoli cittadini o rappresentanti di cittadini riuniti in comitati alla partecipazione della vita comunitaria attraverso l'introduzione del cosiddetto bilancio partecipativo. Quest'ultimo può essere definito come un processo decisionale che consiste in un'apertura della macchina statale e locale alla partecipazione diretta ed effettiva della popolazione nell'assunzione di decisione sugli obiettivi e la distribuzione degli investimenti pubblici. A tal proposito si fa presente che tale pratica ridurrebbe significativamente la distanza tra cittadini e istituzioni politiche ed è stata definita dall'ONU e dalla Banca Mondiale come strumento efficace di gestione pubblica. Si fa presente inoltre che tale pratica è già in uso in altre amministrazioni comunali, tipo Policoro in provincia di Matera, Capannori in provincia di Lucca, Cesonati con Corlini, Cesena, eccetera. Si richiede gentilmente anche risposta scritta. Grazie consigliere, dà risposta il sindaco. Buonasera a tutti. Beh, io credo che di base comunque in questa domanda di attualità vi sia non solo un errore, forse più di uno. Uno per tutti, quello che se la domanda di attualità ha una condizione di causa e vuole essere discussa in modo importante e concreto, non va presentata senz'altro 5 ore prima del Consiglio Comunale, perché il Consiglio Comunale col bilancio di previsione è uno strumento previsto appunto dalla normativa che deve essere comunque consegnato, messo a disposizione ed approvato prima di giunta, poi appunto il Consiglio Comunale, con 20 giorni di anticipo, il parere dei revisori, cioè c'è un iter procedurale che lei dovrebbe conoscere. Quindi se questo è l'iter procedurale, sicuramente a 5 ore dal Consiglio Comunale, non è che oggi ci mettiamo in Consiglio Comunale a stravolgere l'impianto di bilancio perché dobbiamo erigerci appunto a gestire un bilancio partecipativo come lei pone agli atti. Io credo che lei è consigliere comunale da oltre un anno ormai, questa questione poteva essere posta semmai a gennaio
quest'anno, per direttamente presente, che vi è anche questa possibilità di discutere il bilancio di previsione e di farlo in modo partecipato con i cittadini, eccetera. Ma a gennaio si pongono le basi per questi elementi, non sicuramente il giorno del Consiglio Comunale, perché mi sembra un po' pretestuoso, forse questo può essere più che una domanda di qualità, un invito per il proseguo dei lavori del Consiglio Comunale di tenere conto di questa questione, sulla quale possiamo essere anche d'accordo. Certo è che noi cittadini li sentiamo costantemente, nel senso che comunque vi sono riunioni, incontri, il nostro programma, oltretutto amministrativo, per il quale siamo confrontati con i cittadini, ha già avuto un esito positivo che è stato attraverso la consultazione elettorale lo scorso anno. Pertanto, quando noi rimaniamo in quei binari, in quella careggiata che è quella del nostro programma elettorale, ci sentiamo già di rappresentare i cittadini che hanno eletto questa maggioranza. Chiaro che, giustamente, come dice lei, e qua posso essere d'accordo, vi possono essere delle evoluzioni o delle priorità che nel corso del percorso appunto amministrativo possono essere prese consultando e sentendo in modo più vicino e concreto i cittadini. Su questo sono d'accordo. E su questo mi auguro e spero che l'intera maggioranza continui in questo senso, anche col suo aiuto, con l'aiuto del Consiglio Comunale, nel proporre azioni concrete, costruttive, efficaci per l'amministrazione. Certo è che oggi presentarla come domanda d'attualità e dire chiedo una risposta scritta se sono d'accordo, le dico beh, è fuori il tempo massimo per le questioni diciamo prettamente organizzative e amministrative dell'atto. Se poi può essere un suggerimento, prenderemo atto di questo suo suggerimento e tenga presente che noi comunque nell'azione amministrativa queste cose, sentendo quando si fanno delle opere pubbliche o quando si, non so, si interloquisce con gli imprenditori per una determinata scelta dal punto di vista diciamo imprenditoriale o delle zone artigianali, industriali, eccetera, per quanto riguarda la situazione del commercio su aree pubbliche, per quanto riguarda la piazza, per quanto riguarda la viabilità, eccetera, consultazioni o comunque incontri di questo tipo avvengono nel normale amministrare la cosa pubblica. Quindi se questo è interessante o vuole una conferma su questo, gliela do. Per il resto, insomma, io rigetto la domanda della qualità in quanto è oggi pretestuosa, sicuramente magari un invito, la cambierei come invito ad agire più in questa linea, ma non sicuramente oggi a discutere nel merito perché siamo fuori tempo massimo. Grazie. Grazie, signor Sindaco. Prego, consigliere Bianco. La domanda era rivolta anche per un futuro. Mi sembra che lei comunque non si sia sbilanciato se essere favorevole o meno al bilancio partecipato, che significa collaborare con i cittadini per disponendo delle somme determinate durante l'arco dell'anno, come ho riportato nell'esempio del policollo. Mi spiace che lei non si sia espresso in questo modo, non era detto in questo bilancio, nei futuri, ovvio, era solo prendere una posizione. Grazie. Io non faccio parte della maggioranza, però. Prego, consigliere Sacerdoti. No, solo una parola. Ma sì. Questa amministrazione, mi sembra da chi c'è, maggioranza o meno, esiste la 121? Dove c'è già lo strumento? Non sempre fa niente. Mi spiace di non soccorrermi, ma la risposta del sindaco, ma dico anche all'amico Prendino, che bisogna dare a porta agli altri. Esiste l'agenda 21 in confronto con tutte le associazioni, con tutto il stakeholder, con chi vuoi per parlare di economia e parlare, non c'è già lo strumento. Grazie per la precisazione. Passiamo quindi al punto numero 5 all'ordine del giorno, ricognizione delle partecipazioni societarie dell'ente e autorizzazione al loro mantenimento. La proposta è passata in commissione. Prego, Presidente, di leggere il verbale della commissione. Sì, buonasera. La prima commissione, esaminata la ricognizione delle partecipazioni societarie dell'ente e autorizzazione al loro mantenimento, esprime un parere favorevole da parte di Susanna, D'Agonfo e Signore. Stiamo i consiglieri Bianco e Cassano. Grazie per questo provvedimento.
Casi SRL, Piave Servizi SCRL, Residenza Veneziana SRL, Musile Servizio Patrimonio SRL, Alise SPA, Vertas SPA. Si chiede pertanto, considerato che appunto tutte queste società forniscono servizi, produzioni di beni e servizi che sono necessari per il perseguimento delle finalità dell'ente, si chiede a questo Consiglio di riconoscere queste partecipazioni e di confermarne la sussistenza. Grazie Assessore Susanna. Se ci sono commenti, prego Consigliere Cassarà. Sì, buonasera a tutti. Io vorrei chiedere alcune questioni riguardo alla partecipazione societaria dell'ente. Vorrei capire due cose soprattutto. Chi fa le azioni di vigilanza e controllo nei consigli di amministrazione e quali sono i riferimenti, visto che si tratta di aziende pubbliche. Inoltre bisogna capire se queste società negli ultimi anni hanno un trend economicamente attivo. Secondo punto, io penso che una volta all'anno sarebbe utile sapere quali sono gli utili e capire l'andamento per proporre eventuali miglioramenti. Grazie. Risponde l'assessore Susanna. Per quanto riguarda il controllo dei consigli di amministrazione, il comune, essendo un socio che partecipa alla società, ha diritto di partecipare all'assemblea e quindi di esprimere il proprio voto, proporzionalmente ovviamente alla partecipazione posseduta. Oltre a questo è previsto anche nelle relazioni del revisore dei conti un controllo soprattutto per quanto riguarda le perdite, le eventuali perdite delle società e le eventuali fondi del comune destinati alla copertura di queste perdite. Nessuna di queste società ha perdite e questo è anche documentato ovviamente nella relazione del revisore. Da quest'anno oltretutto è stato inserito un ulteriore obbligo a carico del revisore che è quello di controllare i rapporti reciproci di debito e credito tra società ed ente, quindi anche in questo caso vi è un controllo più presente da parte del comune attraverso il suo revisore all'interno di queste società. Per quanto riguarda quelli che diceva, cosa ha detto gli utili, mi pare? Sì, una volta all'anno sarebbe utile magari dare informazioni al consiglio comunale per capire l'andamento o proporre eventuali miglioramenti. Questi propositi vengono espressi dai rappresentanti delegati dal sindaco, il sindaco in persona, quando partecipiamo alle assemblee di questi enti manifestiamo ovviamente il nostro parere e col nostro voto esprimiamo il nostro favore o parere contrario appunto a quello che questi enti sono deliberano. Cioè, diciamo che questa cosa che resta direndo è già attuata. Ci sono altre richieste, osservazioni? Consigliere Carpenedo? No, ok. Sì, grazie Presidente, ma precisavo soltanto che in questa delibera noi andiamo ad approvare le date. Come non detto, ok. Possiamo passare alle dichiarazioni di voto? Sì. Chi vuole iniziare? Consigliere D'Agombo. Un ordine avvisando con sostanziali variazioni allo stato di fatto delle partecipazioni societarie in essere si esprime in parere favorevole. Bene, consigliere Carpenedo. Noi annunciamo astensione. Consigliere Bianconi. Riguardo questa delibera esprimo parere contrario per un motivo non tecnico. In quanto la stessa ha pareri favorevoli sia dal punto di vista contabile sia dal punto di vista del rispetto delle norme legislative, segretario generale. E il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio competente. Ma esprimo voto contrario solo in ordine di valutazione politica. Evidenzio che il rapporto della Corte dei Conti mette a nudo le logiche perverse messe in atto da tanti comuni che usano le società controllate per poter aggirare i vincoli di bilancio imposti agli enti locali, nonché la loro capacità di indebitamento. I debiti contratti dalle partecipate escono dai bilanci,
dell'ente che però ne rimane garante e in caso di chiusura o fallimento dovrà farsi carico della situazione. Un esempio è l'esperienza di Pizzarotti, sindaco di Parma. Ne deriva quindi che ci sono molti enti che, a latere dei propri bilanci formalmente in regola, hanno usato e stanno usando le società partecipate come strumenti per aumentare la propria capacità di spesa e indebitamento, eludendo così i vincoli di bilancio imposti dall'ente, andando ad aggirare nella sostanza il patto di stabilità. La Corte dei Conti stessa afferma nel suo rapporto che il rispetto dei vincoli imposti alla finanza locale, ove accertato, è da ritenersi spesso soltanto formale. Ribadisco ed evidenzio che il voto contrario è di natura politica e non sulla regolarità della delibera. Come Movimento 5 Stelle siamo contrari alle società partecipate indipendentemente dal fatto di come le società partecipate del Comune vengono gestite, in quanto quest'ultime nel nostro caso sono sicuramente gestite nel miglior modo possibile. Dichiaro quindi il voto contrario. Possiamo avere copia della... Grazie. Giorgio, se puoi fare una copia. Sì, grazie per il segretario. Il sindaco ha un chiarimento. C'è solo una cosa, consigliere Bianco. Lei lo scorso anno ha concorso con me, con Carpenedo, con Capiotto, per appunto la candidatura a sindaco di questo comune. Io le chiedo, e lei mi risponde adesso, se lei avesse vinto la competizione l'anno scorso elettorale, la nostra società Musile Servizi e Patrimonio l'avrebbe chiusa subito, perché è una società fatta ad hoc in questo senso. Quindi se si fosse trovata una condizione di dover amministrare questo comune in modo responsabile, vista la sua dichiarazione di voto di ora, deve dire, e deve dire anche al pubblico presente e alle sue registrazioni, cosa avrebbe fatto, se avrebbe consegnato le chiavi di questo comune, se avrebbe chiuso la società patrimoniale, ci dica cosa avrebbe fatto in questo caso. È troppo facile. Come espresso nella dichiarazione di voto, sono sicuro che questa amministrazione... Scusa, consigliere, devo dare le registrazioni, serve. Consigliere Bianco, la parola. Come anticipato nella dichiarazione di voto, questa amministrazione sta gestendo il patrimonio e servizi sicuramente senza problemi. Sono contrario indipendentemente, come ho detto nella dichiarazione di voto e lo ripeto, contrario alle partecipate. Sarebbe stato da verificare, sarebbe da verificare. Quindi sono convinto che... Quindi dovrebbe chiusa. Va bene. Scusi, consigliere Capiotto, grazie. Sì, buonasera a tutti. Di là che secondo me su una dichiarazione di voto si fa la dichiarazione di voto e poi non si apre ulteriori discussioni sull'argomento e neanche non si interroga un consigliere su quello che avrebbe fatto in futuro. Dal mio punto di vista, con questo non voglio dire un porto né per il sindaco, però stiamo alle regole del consiglio, c'è una dichiarazione di voto in essere, facciamo la dichiarazione di voto, punto. Trovo porte spalancate in questo senso. Non dovrebbe avere la parola il sindaco, non presidente. Ma al di là di questo, il voto è di astensione per quanto riguarda questa proposta di delibera. Grazie consigliere Capiotto, poniamo quindi in votazione chi è favorevole per alzata di mano. Contrari, un contrario, astenuti, 4 astenuti, la delibera passa. Grazie, passiamo quindi al prossimo punto all'ordine del giorno, il punto numero 6, servizi, raccolta, smaltimento, rifiuti, piano finanziario 2013 e acconti Tales. Presidente della prima commissione, se legge verbale, per cortesia. Viene riconosciuta la possibilità di stabilire la scadenza del numero di rate di versamento del tributo con propria delibera da parte del Comune. Per l'anno 2013 il versamento viene stabilito in 3 rate. Parere favorevole viene espresso da parte di Susanna D'Agonfo e Signele, si astengono i consiglieri Biancone e Cassano. Grazie Presidente, illustra provvedimento l'assessore Susanna. Come già visto nel precedente consiglio, quando abbiamo affidato il servizio per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti alla società SPA, sappiamo che appunto dal 1 gennaio 2013 è entrato in vigore il nuovo tributo Tales, appunto in sostituzione della TIA.
malattia 2 che avevamo nel nostro comune. Si sono susseguite numerose interpretazioni e numerose norme per regolamentare questo tributo. Ad oggi diciamo che questo tributo non è ancora completamente chiarito in tutti i suoi aspetti. Quello che oggi noi riteniamo di avvalerci del maggior termine del 30 settembre per deliberare in merito al regolamento TARES, in quanto riteniamo che la normativa non sia ancora attualmente sufficiente a consentirci a svolgere questo compito. Nel frattempo chiediamo a questo Consiglio di deliberare in merito alle tre rate, perché appunto è previsto dal decreto 35/2013 che il Comune possa anticipare le rate previste dallo Stato, dal legislatore, e noi abbiamo pensato di suddividere il pagamento in tre rate. La prima rata scadente il 31 luglio 2013, pari al 50% della TIA sostanzialmente, quindi della precedente TIA 2012, pari al periodo dal 1 gennaio al 31 ottobre. Il 31 ottobre 2013 invece verrà pagato il 50% del tributo relativo al periodo 1 gennaio 31 ottobre. Entro il 31 dicembre 2013 i contribuenti dovranno pagare il saldo del 2013 della TIA e lo 0,3 euro per metro quadro previsto appunto dalla TARES. Per quanto riguarda il piano finanziario che sottoponiamo all'approvazione del Consiglio Comunale, che è stato appunto redatto dalla nostra società Lisea S.p.A., prevede un importo totale per la raccolta e lo smaltimento di rifiuti di 1.330.000, che sostanzialmente è pari a quanto pagato dai contribuenti per la gestione 2012. Quindi, almeno per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, non vi sono aumenti per i cittadini di Musile. Ci sono richieste di intervento? Prego, consigliere Cassarà. Sì, grazie. Io volevo focalizzare alcune questioni al di là di quelli che sono i pagamenti. E quando si parla di TARES, giustamente si parla anche di smaltimento dei rifiuti. Oggi il nostro comune è allo 0,70 circa. Per cui io vorrei evidenziare che alcune cose, che se si può studiare ulteriori modalità per lo smaltimento e per il riciclo, anche perché nei prossimi 8 anni mi risulta che nel Veneto chiuderanno 10 discariche, e questo non è per il semplice motivo perché non funzionano, ma perché è stato constatato che la riduzione della raccolta la differenziata è stato in progressivo aumento. Pertanto, se si fa un piano per differenziare ancora di più, è probabile che ci sarà anche meno oneri economici da parte dei cittadini. Pertanto, io invito l'amministrazione comunale, magari con Alisea, per concordare una raccolta differenziata ancora più cospicua di quella che c'è attualmente. Punto primo. Punto secondo, è chiaro che secondo me, per dare anche un buon segnale politico, se il Consiglio Comunale unitariamente proponesse un documento condiviso anche con altre realtà amministrative comunali per il rimborso dell'IVA sulla TIA, impropriamente riscossa in considerazione anche di una sentenza della Corte Costituzionale. Questo sarebbe un atto, penso che sarebbe di buon avviso, insomma, anche per tutti gli utenti che discuterebbero qualcosa. Grazie. Grazie consigliere, replica l'assessore Susanna. Per quanto riguarda la prima questione, su nuove modalità di raccolta e smaltimento dei rifiuti, come è già stato detto in commissione, Alisea, in collaborazione con Veritas qui e Socia, sta studiando attualmente dei nuovi sistemi di raccolta e smaltimento. Ad oggi il sistema proposto è questo, e come già fatto presente in commissione, tra l'altro Musile ha una tariffa che è più bassa rispetto a quella dei comuni limitrofi. Per quanto riguarda poi il secondo aspetto, cosa va a dire?
IVA. Ah, l'IVA, allora, per quanto riguarda l'IVA, la TIA è stata riconosciuta natura di tributo e quindi l'IVA non poteva più essere applicata dal gestore, nel caso specifico dalla Risea. Questo fino al 2012. Ovviamente l'IVA sugli acquisti sostenuti dalla Risea diventava un costo detraibile per la società stessa e quindi veniva ribaltato sui contribuenti. Oggi il sistema è cambiato, nel senso che Alisea non fa direttamente la fattura, o se vogliamo comunque la bolletta, chiamiamola così, al contribuente, ma fa la fattura al comune. Anche per il comune però l'IVA è detraibile, quindi diventa un costo che ancora una volta deve essere ribaltato dai contribuenti. Quindi diciamo, il problema relativo all'IVA che lei ha sollevato è un problema che noi come ente non possiamo risolvere, ma che non può neanche risolvere il legislatore, a meno che non modifichi proprio la normativa riguardo alla detraibilità dell'IVA in generale, quindi non solo per la Risea, ma anche per tutte le società. Grazie. Prego. In commissione ho evidenziato alcune questioni relativamente allo smaltimento dei rifiuti. Avevo fatto presente che ci sono alcuni comuni, come Ponte nelle Alpi, che hanno uno smaltimento di circa il 95%, per cui i cittadini in bolletta pagano molto meno. Poi vediamo i comuni limitrofi, come c'è già arriva addirittura all'85%. Ora, quello che io vorrei sostenere è: parliamo un attimino con questi comuni, vediamo cosa fanno, come si comportano, perché è assurdo che un consiglio di Piave prenda decisioni in senso unico, unilaterale, o si consulti solo con Alisea. Consultiamo anche altri comuni, vediamo come fanno, e questo sarebbe una buona cosa, perché io auspico che si faccia così, non per un interesse diciamo comunale, ma per un interesse collettivo di tutti i cittadini e anche soprattutto ambientale. Grazie, prendiamo atto. Prego, consigliere Bianco. A tal proposito vorrei aggiungere il centro di riciclo di Vedelago, che è una realtà qui vicina, per quanto riguarda lo smaltimento e il riutilizzo delle materie dei rifiuti. Chiedo se l'amministrazione ha intenzione di almeno prendere in considerazione questa tipologia di intervento e di... Prego. Che riguarda lo stesso tema. Prego, consigliere Carpellino, lo dica l'assessore. Prego, consigliere. Intanto chiedo all'assessore di comparto se queste date di scadenza per le prime due rate, ecco, sono dettate dalla legge normativa, oppure se il nostro comune, il nostro amministratore che ha scelto date di pagamento delle rate. E poi chiedo anche un chiarimento, mi scuso se non riesco a capire bene, ecco, se la giunta per tale se centesimi per metro quadrato, ecco, è a partire dall'ottobre per famiglie delle rate. Scusa, allora andando in ordine vorrei che rispondesse prima l'assessore Persico, credo fosse lo stesso tema della domanda del consigliere Biancone, quindi la parola all'assessore Persico in risposta alla domanda del consigliere Biancone. Allora, per quanto riguarda i suggerimenti che sono stati dati dai consiglieri Cassarà e Biancone, sicuramente saranno tenuti in considerazione e saranno valutati assieme a tutte quelle che sono le problematiche che eventualmente verranno rese note nei prossimi incontri. Ovviamente qualsiasi cosa deve essere vista per forza assieme con il gestore, perché non è che noi da soli possiamo andare a concordare o a voler effettuare un tipo di servizio che poi non è possibile. Quindi ascoltiamo certamente tutti gli altri, prendiamo nota di quanto è possibile e vediamo di concordare con la ditta incaricata per la raccolta e lo smaltimento di rifiuti quelli che possono essere i miglioramenti. Grazie all'assessore Persico, prego l'assessore Susanna. Sì, allora, in risposta al consigliere Carpenedo, per quanto riguarda le rate, per il legislatore era previsto la possibilità di pagare fino al 31 ottobre, però era stata attribuita ai comuni la possibilità di o anticipare la rata di
riguarda l'anticipo alla rata di luglio, siccome la scadenza deve essere comunicata 30 giorni prima al cittadino, ovviamente non abbiamo i tempi per anticiparlo, ma in ogni caso non l'avremo neanche anticipata. Per quanto riguarda la scadenza di ottobre, invece l'abbiamo posticipata al 31 dicembre, in maniera da consentire il pagamento di questo tributo per quest'anno in tre rate al contribuente. Per quanto riguarda poi lo 0,3, non è possibile il ravaglio ad anno, ma vale dal 1 gennaio al 31 dicembre.